Carissimi amici e amiche, bentornati. Siamo alla seconda puntata, no, terza puntata. Un attimo, no, seconda puntata del ciclo di catechesi dedicato ai libri sapienziali, che la volta scorsa abbiamo introdotto, presentando anche in maniera sommaria il primo dei libri sapienziali, che è il libro di Giobbe, e che questa sera, molto rapidamente, senza fare troppi preamboli, andremo a cominciare a leggere e commentare. Penso che la storia, soprattutto del primo capitolo, è abbastanza nota. Comunque ce l'andiamo a vedere, specialmente i primi tre capitoli, quelli che appunto abbiamo inquadrato sotto il titolo della prova, la grande prova di Giobbe, un tema importantissimo. Accennavamo già la volta scorsa, perché ci fa comprendere come il Signore ci mette alla prova, perché la prova è qualcosa di assolutamente importante e imprescindibile. Sapete che anche noi esseri umani dobbiamo imparare dallo stile di Dio. Il buon cuore e la buona fede possiamo concederla a tutti. Ma prima di fidarci di una persona, dobbiamo verificarla. Non c'è niente da fare. E per verificarla deve superare alcune prove. Ovvio. Non credo che nessuno abbia preso, chi l'ha preso una laurea, va dal professore e dice: professore, io ho studiato, non si preoccupi, eh. Vabbè, 30, sulla fiducia, sulla parola. Insomma, no. Non si può. Se tu hai studiato, me lo dimostri. Ti interrogo e se tu superi la prova ti metto 30 e superi l'esame, o 28, o 27, o 26, quello che vuoi, no? Bene, detto questo, io cambierei subito la miniatura di riferimento, perché andiamo a prendere, esatto, sì, quando la trovo andiamo a prendere la slide sulla sacra pagina, però devo togliere, mi sa, l'impostazione a schermo intero. Un attimo, è comparsa, ecco, che è comparsa, va bene, ok, eccoci qua. Siamo quindi dentro Giobbe. C'era nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe, uomo integro e retto, che temeva Dio ed era alieno dal male. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie, bene ricordare questi numeri, perché poi li ritroveremo alla fine. Possedeva 7.000 pecore e 3.000 cammelli, 500 paia di buoi e 500 asini. E molto numerosa era la sua servitù. Quest'uomo era il più grande fra tutti i figli di Oriente. Ora i suoi figli solevano andare a fare banchetti in casa di uno di loro, ciascuno nel suo giorno, e mandavano ad invitare anche le loro 3 sorelle per mangiare e bere insieme. Quando avevano compiuto il turno dei giorni del banchetto, Giobbe li mandava sentite a chiamare per purificarli. Si alzava di buon mattino e offriva olocausti secondo il loro numero di tutti loro. Giobbe infatti pensava: forse i miei figli hanno peccato e hanno offeso Dio nel loro cuore. Così faceva Giobbe ogni volta. Attenzione, un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi davanti al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Faccio subito un inciso, così risolviamo questo possibile impasse. Chi sono i figli di Dio? Nell'Antico Testamento, sotto il nome di figli di Dio, Bene Elohim, sono designati gli angeli. Perché figli di Dio? Perché voi sapete che anche noi siamo figli di Dio per adozione, ma il figlio di per sé è uno che assomiglia al padre. Eh sì, noi assomigliamo attraverso la grazia a Dio, ma diciamo così, la natura più somigliante a Dio, perché appunto è puramente spirituale, è quella angelica.
Quindi per questo nell'Antico Testamento gli angeli vengono designati con questo nome, no? Bene Elohim. Mentre Satana viene designato appunto con il suo nome nuovo, Satana, che significa, attenzione, avversario e al tempo stesso accusatore, no? Avversario e accusatore. Quindi è l'avversario di Dio e l'accusatore. Il grande drago, il serpente antico, l'accusatore dei nostri fratelli, no? Il diavolo, amici cari, fa il pubblico ministero. Non ci accada mai di andare a fare qualche brutto peccataccio, perché il diavolo te li sbatte tutti in faccia senza nessuna pietà. Ahimè. Allora, il Signore chiese a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: da un giro sulla terra che ho percorso. Il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, Ish Tam Veyashar. Teme Dio, Yireh Elohim, e è alieno dal male. Vesar Merah. Leo dal mare è proprio uno che volge la faccia dall'altra parte quando si prospetta il male. Satana rispose al Signore: forse che Giobbe teme Dio per nulla. Non hai forse messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quanto è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani, il suo bestiame abbonda di terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti benedirà in faccia. Qui traduce la CEI 2000, 1974, mentre 2008 traduce ti maledirà apertamente. Però il testo greco, vedete che dice: Behol Asherlo, Imlo al Paneha, la tua faccia, Yebarachecha, significa ti benedire letteralmente, no? Quindi ti benedirà davanti alla faccia, quindi cioè, è chiaro che ti benedirà in faccia significa, diciamo, è un'espressione che si può dire che non sia sconveniente. Si potrà dire, no, non si può dire. Insomma, vedrai come ti benedirà in faccia, cioè, farà tutt'altro piuttosto che benedirti. Ecco, facciamo una perifrasi così. Non rischiamo nemmeno il linguaggio sconveniente, oltre che quello, perché mi veniva un'espressione, ma credo che sia un po' sconveniente e quindi è meglio evitarla, no? Allora il Signore disse a Satana: ecco, attenzione, ecco quanto possiede in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui. Satana si allontanò dal Signore. Già questo primo dialogo è oltremodo costruttivo. Siamo ancora nell'Antico Testamento. Un uomo santo, vedete, è vanto del Signore dinanzi a Satana. Perché? Perché Satana, dal peccato originale in poi, ha sporcato, ha macchiato, ha degradato, ha inclinato al male, quindi, diciamo così, reso peccatore l'uomo. E per cui sfuggire alla legge del peccato, poi ancora di più nell'Antico Testamento, quando non c'era ancora, come ce l'abbiamo noi, la grazia santificante, ricordiamo San Giovanni, non c'era ancora lo Spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato, quindi c'erano degli aiuti certamente dati dal Signore, proporzionati, ma non così grandi come li abbiamo noi, eppure questo era, diciamo,
timorato di Dio, abbiamo visto Giobbe, no? Addirittura preoccupato, figli che quando si andavano a divertire, ma questi avevano fatto qualche peccato. Quindi non soltanto li esortava, ma andava anche a offrire dei sacrifici di espiazione, dice, se dovesse aver fatto qualcosa che non va. Uno, quindi l'uomo è una sorta, come dire, Dio lo usa tra virgolette, quindi lo presenta, dice: lo vedi, non me l'hai proprio appestati tutti quanti. L'uomo con libero arbitrio può anche trovare il modo, aiutato certamente da me, di stare dalla mia parte e di condurre una vita esemplare. A quel punto parte la provocazione di Satana, dice: sì, e te credo. Con tutti i soldi che c'ha, con tutti i beni che gli hai dato, con tutte le cose che gli hai dato, cioè, te credo che ti teme. E ricordiamo sempre, l'abbiamo già visto che la volta scorsa, no? Che nell'Antico Testamento la prosperità materiale, sotto tutti i punti di vista, è segno della benedizione dell'Altissimo. Allora dice, cominciamo a toccargli qualcosa, no? Ecco, i beni, quindi il lavoro delle sue mani, il bestiame della terra. Cominciamo a toccare qualcosa. E vedete, Satana, per fare del male a un giusto, deve chiedere il permesso all'Altissimo. E l'Altissimo in questo caso glielo concede. E nel libro di Giobbe, vedete, ci sono alcune, evidentemente, risposte a alcune domande che ci portiamo dietro, le vedremo poi alla fine. Dice, ma perché il nostro Signore permette a Satana di andare a fare tutto il male che adesso vedremo, mica poco, perché voi capite che il nostro Signore vede sempre il punto d'arrivo, noi no, ma lui sì, e non lo vede neanche il diretto interessato, cioè la persona messa alla prova, mica lo vede da subito il punto d'arrivo, non lo vede affatto. Il momento in cui sta sotto prova, vede solo la prova. E in quel momento l'unica risorsa che ha per affrontarla è la fede. Andiamo a vedere che succede. Ora accade che un giorno, mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: i buoi stavano arando, le asine pascolando vicino ad essi, quando i sabbei sono piombati su di essi e li hanno predati, hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato io solo che ti racconto questo. Andiamo a ripassare, i buoi erano, facciamo un po' di ripasso, i buoi erano 500 paia di buoi e 500 asine, secchi tutti quanti. Poi, mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: un fuoco divino è caduto dal cielo, si è attaccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Quanti erano le pecore? Torniamo sempre indietro. Le pecore erano 7.000 pecore, stecchite tutte quante. Poi, attenzione che i cammelli erano 3.000, perché mo adesso tocca ai cammelli. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: i Caldei hanno formato tre bande, si sono gettati sopra i cammelli, li hanno presi e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato io solo che ti racconto questo. Quindi 3.000 cammelli, via. Mentre egli ancora parlava, non è finito ancora, entrò un altro e disse: i tuoi figli e le tue figlie, quanti figli e quante figlie c'aveva? Andiamo a vedere, andiamo sempre a fare un ripasso per chi come me ha la memoria corta. 7 figli e 3 figlie, ok? I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo in casa del loro fratello maggiore. Quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto, ha investito i quattro lati della casa che è rovinata sui giovani e sono morti tutti. Sterminio. 7 figli, 3 figlie, addio. Sono scampato io solo che ti racconto questo. Allora Giobbe si alzò e si stracciò le vesti. Si rase il capo. Sapete che radersi il capo oggi va un po' di moda, ma una volta, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, era un segno di mortificazione. Anche San Paolo racconta nelle sue lettere che si era raso il capo una volta per adempiere a un voto che aveva fatto.
ovviamente quando non si ha più la materia prima, non è né una moda né una penitenza, ma un'accettazione di una realtà sopravvenuta. Va bene, andiamo avanti. Allora Giobbe si alzò e si stracciò le vesti, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: bellissimo, questa è l'espressione proprio, questa dobbiamo impararla a memoria. Nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. Questo ce lo dobbiamo gustare in latino, perché la frase della Vulgata che dice questa espressione è meravigliosa, no? Nudus egressus sum, qui è. De utero matris mea et nudus revertar illuc. Dominus dedit, Dominus abstulit. Sit nomen Domini benedictum. E ce la gustiamo pure in ebraico. Vayomer. Rom, naked in inglese nudo. Yatzati, uscii. Mi beten, grembo. Immi, em significa mamma, i mia. Ve, rom, è nudo. Ashuv, shamma, tornerò lì, e nudo vi ritornerò. Adonai, questa è Yahweh, questo è il tetragramma, ma non si può leggere in ebraico, si deve leggere sempre Adonai. Adonai, Natan, diede. Va Adonai, lakach, prese. Bello ancora in ebraico, eh? Il Signore diede, il Signore prese. Il Signore dà e prende. Yehi Shem sia il nome Adonai. Meborach, benedetto. Bellissimo, eh? Potremmo leggerlo anche in greco, però fermiamoci che bastano queste. Però questa è una frase storica, mitica, meravigliosa. Ho perso tutti i beni ai figli? E allora? Erano doni del Signore? Me li ha dati. E a un certo punto me li ha tolti. Problemi? Che il Signore va bene soltanto quando dà e non quando prende? Sia benedetto il nome del Signore. Benedire il Signore nelle tribolazioni, nelle avversità, nelle angosce. Vediamo, amici cari, lo dico con tanto amore ovviamente, non con atteggiamento provocatorio, chi di noi quando capita un guaio ringrazia il Signore, va bene, Signore mio, che tu sia benedetto. Vuoi che sto soffrendo questo? Che tu sia benedetto. Hai preso questa cosa? Che tu sia benedetto. È arrivata sta croce? Che tu sia benedetto. Questo è tasso di santità che comincia ad essere interessante, quindi. Che tu sia benedetto. Oh, e viene subito prenotato in tutto questo: Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Scusate se mi fermo bene, eh? Giobbe bechol zot lo hattà, hattà è peccato, Job. Velo Natan Tiflach l'Elohim. Non diede niente di sbagliato a Dio. Cioè, Dio ha fatto bene tutte le cose. Ha fatto bene anche questo. Attenzione, chi è la causa prossima della rovina di Giobbe è Satana.
perché Dio non è la causa diretta del male, però Dio l'ha permesso. È evidente che l'ha permesso. Cioè, capite che dentro, guardate, dentro questo primo capitolo di Giobbe c'è proprio una teologia proprio spettacolare. Perché si capisce proprio la come stanno le cose. I mali sono da Dio permessi per un fine ben preciso. E però perché questo fine si realizzi, bisogna che in questo caso il giusto, provato dal male permesso da Dio, reagisca così. Non attribuisca a Dio nulla di ingiusto e lo continui a lodare e benedire. Qualche diavolo, ho letto da qualche parte, che disse in una circostanza, dice: chi di voi lo loda nel momento della tribolazione, nel momento della prova? Non mi ricordo dove ho letto questa cosa, ma c'è questa informazione che mi frulla per la testa, se no non la direi. Oh, ma qui non è ancora finito però, perché non è finito qui. Quindi bene i figli, ma c'è il secondo round. Quando un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, torna il pattern precedente, anche Satana andò in mezzo a loro a presentarsi al Signore. Il Signore disse a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: da un giro sulla terra che ho percorso. E il Signore disse a Satana: posta attenzione al mio servo Giobbe, nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, teme Dio ed aliena dal male. La stessa cosa di prima. Anzi, ecco qui. Egli è ancora più saldo, egli è ancora saldo nella sua integrità. Tu mi hai spinto contro di lui senza ragione per rovinarlo. Satana rispose al Signore: pelle per pelle, scusate, beat or. Tutto quanto ha l'uomo è pronto a darlo per la sua vita, ma stendi un poco la mano e toccalo nell'osso e nella carne e vedrai come ti benedirà in faccia. Stesso pattern di prima, stessa costruzione di prima. Il Signore disse a Satana: eccolo nelle tue mani, soltanto risparmia la sua vita, quindi non ucciderlo. Satana si allontanò dal Signore e colpì Giobbe. Vedete chi è che lo colpisce? Satana. Con una piaga maligna, dalla pianta dei piedi alla cima del capo, Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. Allora sua moglie, ecco, questo è uno dei casi in cui nella Sacra Scrittura le mogli fanno una pessima figura e confermano il proverbio che le nostre carissime, tanto belle, tanto amate donne, in alcune circostanze dovrebbero imparare a mettere in pratica il popolar proverbio. Lo diciamo sia quello in italiano, che un bel tacer non fu mai scritto, sia quello che mi ripeteva sempre il professore d'inglese alle scuole medie, che pare che sia un po' un proverbio britannico, che speak is silver and silence is gold. E che dice la moglie di Giobbe? Rimani ancora fermo nella tua integrità, benedici Dio e muori. Ma egli le rispose: come parlerebbe una stolta, tu hai parlato. Come parlerebbe una stolta. Attenzione, eh? In ebraico è kedaber, achat, hannevalot. Ah, attenzione che Nabal significa non semplicemente una stolta, ma un fuori di testa, un pazzo. Non semplicemente una stolta. Se da Dio accettiamo il bene,
Perché non dovremmo accettare il male? In tutto questo, Giobbe non peccò con le sue labbra. Quindi, proprio con le labbra, eh? Safà, scusate. Proprio labbra, quindi non ha proferito parola alcuna. Nel frattempo, tre amici di Giobbe. Oh, questi tre scienziati, poi vedremo. Erano venuti a sapere tutte le disgrazie che si erano abbattute su di lui. Partirono ciascuno dalla sua contrada. Elifaz il Temanita, Bildad il Sukita e Zofar il Naamatita. E si accordarono per andare a condolersi con lui e a consolarlo. Alzarono gli occhi da lontano, ma non lo riconobbero, scusate, dando in grida si misero a piangere. Ognuno si stracciò le vesti e si cosparse il capo di polvere. Poi sedettero accanto a lui in terra per 7 giorni e 7 notti e nessuno gli rivolse una parola perché vedevano che molto grande era il suo dolore. Diamo anche il capitolo terzo in cui Giobbe apre la bocca e si sfoga. Sfoga il suo dolore. Attenzione, non maledice Dio, eh? Ma sfoga il suo dolore. Questo è un tema che si trova, per esempio, molto, molto simile. Questo sarà oggetto di, chi lo sa, un prossimo ciclo di catechesi biblica quando faremo i profeti, se Dio vorrà, se sono ancora vivo e se ci sarà tempo e modo. Profeta Geremia contiene dei passi molto, molto analoghi, proprio identici, espressioni identiche. Perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse è stato concepito un uomo. Quel giorno sia tenebra, non lo ricerchi Dio dall'alto, né brilli mai su di esso la luce. Lo rivendichi tenebra e morte, gli si stenda sopra una nube, lo facciano spaventoso gli uragani del giorno. Quel giorno lo possiede il buio, non si aggiunga ai giorni dell'anno, non entri nel conto dei mesi. Quella notte sia lugubre, non entri giubilo in essi. Vabbè, qui continuano tutte quante le imprecazioni, lo maledicano, eccetera, eccetera. Poiché non mi hai chiuso il varco nel grembo materno, non ha nascosto l'affanno agli occhi miei. E perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscivo dal grembo? Sì, ora giacerei tranquillo, dormirei e avrei pace con i re governanti, eccetera, eccetera. Oppure come aborto nascosto, più non sarei, sto andando un pochino veloce, o come bimbi che non hanno visto la luce. Laggiù i malvagi cessano di agitarsi, si riposano gli sfiniti di forze, i prigionieri hanno pace insieme, non sentono più la voce dell'aguzzino. Perché dare la luce all'infelice e la vita che ha l'amarezza nel cuore a quelli che aspettano la morte e non viene, che la cercano più di un tesoro, che godono la vista di un tumulo, gioiscono se possono trovare una tomba? A un uomo la cui via è nascosta e che Dio da ogni parte ha sbarrato? Così al posto del cibo entra il mio gemito, i miei ruggiti sgorgano come acqua, perché ciò che temo mi accade e quel che mi spaventa mi raggiunge. Non ho tranquillità, non ho requie, non ho riposo e viene il tormento. Ora, a questo punto, cambio la slide, torniamo appunto sulla presentazione. Si snoda, quindi dopo, questo diciamo è la definizione del contesto. A questo punto il libro di Giobbe si articola su tutta quanta una serie di discorsi molto lunghi, non li vedremo tutti quanti, ne vedremo soltanto alcuni, dove il tema fondamentalmente è questo: i tre amici di Giobbe, poi si aggiunge anche un altro che arriva alla fine, che è il quarto, che è Eliu, gli dicono: senti un po', ragazzi, tu discorso, se ti è successa tutta sta cosa, tu qualche peccato l'hai fatto. Non cominciamo. Perché il tema della sofferenza del giusto nell'Antico Testamento, cioè quello che poi ci ha mostrato nostro Signore, non era ancora così definito. Compare appunto con Giobbe. Allora, vediamo un estratto di questo. Per esempio, nel capitolo 4, l'inizio del discorso, l'abbiamo visto, di Elifaz il Temanita. Ricambio, vabbè, lo leggo poi se è il caso rimetto la slide per chi sta seguendo la diretta. Dico, se si tenta, Elifaz il Temanita prese la parola e disse: se si tenta di parlarti, sarà forse gravoso?
Ma chi potrà tenere il discorso? Ecco, tu hai istruito molti e a mani fiacche hai ridato vigore. Le tue parole hanno sorretto chi vacillava, le ginocchia che si piegavano e rafforzato. Ma ora questo accade a te, ti abbatti, capita a te, ne sei sconvolto. La tua pietà non era forse la tua fiducia, la tua condotta integra, la tua speranza. Vedete, ricorda quale innocente è mai perito e quando mai furono distrutti gli uomini retti. Ecco la frase proprio emblematica, quindi quella che vista questa le abbiamo praticamente viste tutte, potremmo già interrompere, no? Faccio un jump dal versetto 7 al versetto 17. Può il mortale essere giusto davanti a Dio o innocente l'uomo davanti al suo creatore? Ecco, dei suoi servi egli non si fida e ai suoi angeli imputa difetti, quanto più a chi abita fa case di fango che nella polvere hanno il loro fondamento. Come tarlo sono schiacciati, annientati fra il mattino e la sera, senza che nessuno ci badi, periscono per sempre. Ora attenzione, è vero, ed è vero anche oggi, che ordinariamente i mali sono. Immagino che qualcuno griderà allo scandalo, ma questo sta scritto nella lettera agli ebrei, è per la vostra correzione che voi soffrite. Quale padre non corregge il figlio? Così Dio corregge i nostri figli, perché se non ci correggesse, testuale termine, noi saremmo dei bastardi, lo dice San Paolo, il termine è proprio quello forte, bastardo non è una parolaccia, lo usa anche Gesù negli scritti di Maria Valtorta, quindi si può dire. Ecco, certo, non come offesa, ma come dichiarazione di uno status, no? Il bastardo è figlio di genitori illegittimi, ok? Invece sopportate con pazienza le sofferenze perché ordinariamente sono la correzione di Dio. Ordinariamente però. A volte le sofferenze sono prova del giusto. Prova. Come nel caso di Giobbe. E poi col Nuovo Testamento compare anche l'altro grande tema, da quando che Gesù ha sofferto per la nostra redenzione, e qui noi abbiamo della nuova alleanza gli esempi di tanti santi e di tanti mistici, no? Penso che tutti avrete sentito parlare delle anime vittime. Ci sono sempre state nella storia della Chiesa, ci sono tuttora, o dei grandi santi che si sono esibiti e hanno sofferto tantissimo, anche volontariamente, perché? Anche questo lo scrive San Paolo, per partecipare alle sofferenze di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa, perché la redenzione che Gesù ha applicato attraverso, come dire, lo strumento molto molto semplice, perché qui la redenzione non ci vuole niente. La mole del peccato originale, dei peccati dell'uomo è enorme, per cui nessun uomo potrebbe sopportare integralmente il prezzo da pagare. Non solo, nessun uomo è innocente per poterlo fare, non solo, nessun uomo è Dio, quindi non potrebbe, come dire, dare a Dio una adeguata soddisfazione. Adeguata alla dignità del soggetto offeso, perché adeguato alla dignità del soggetto offeso è soltanto Dio. Per questo che Sant'Anselmo d'Aosta nel Cur Deus Homo ha spiegato semplicemente questo fatto qui. Allora, Gesù è Dio, quindi c'è la stessa dignità del soggetto offeso. Gesù è innocente, quindi può offrire una riparazione perfetta dei peccati dell'umanità, perché lui non è colpevole di nemmeno mezzo. E terzo, c'ha le spalle grosse per poter sobbarcarsi il peso del peccato del mondo, che è una cosa allucinante. Quindi questa è la redenzione, però la redenzione deve essere poi applicata, quindi deve raggiungere concretamente gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo, ottenendo, strappando, diciamo così, dal Signore la grazia della conversione. E per ottenere questo come si fa? Per ottenere questo Gesù associa a sé i suoi discepoli, ovviamente generosi. Quindi quelli che accettano di soffrire un po' con lui perché possa arrivare al peccatore la grazia della conversione che sempre Gesù gli ha provocato, gli ha procurato, eh? Quindi è una partecipazione subordinata non all'opera della redenzione, ma alla distribuzione della grazia per far capire.
Quindi il Nuovo Testamento chiaramente ha un concetto più dilatato della sofferenza del giusto. Compare però nel Nuovo, anche già nell'Antico Testamento, il tema della prova. La prova. In realtà non tematizzato in questo modo, in maniera differente, però era già comparso il tema, questo l'abbiamo visto l'anno scorso, per esempio con il sacrificio di Isacco, quindi con la prova eroica a cui fu sottoposto Abramo, nostro padre, nella fede, prova che ovviamente ha superato. Ora, un altro tema, nel capitolo quinto, facciamo un altro piccolo jump. È il tema della giustizia di Dio. Chi parla è sempre il primo amico, ancora. Dice così: io mi rivolgerei a Dio e a Dio esporrei la mia causa, a Lui che fa cose grandi e incomprensibili, meraviglie senza numero, che dà la pioggia alla terra e manda le acque sulla campagna, colloca gli umili in alto e gli afflitti solleva prosperità, rende vani i pensieri degli scaltri, e le loro mani non ne compiono i disegni, coglie di sorpresa i saggi nella loro astuzia, manda in rovina il consiglio degli scaltri. Di giorno incappano nel buio e brancolano in pieno sole come di notte, mentre egli salva da loro la spada all'oppresso e il meschino dalla mano del prepotente. C'è speranza per il misero, e l'ingiustizia chiude la bocca. Felice l'uomo che è corretto da Dio, perciò, ecco, questa è un'altra frase, aspettate che qui cambiamo visualizzazione perché questa è troppo importante. Felice l'uomo che è corretto da Dio, perciò tu non sdegnare la correzione dell'Onnipotente, perché egli fa la piaga e la fascia, ferisce e la sua mano risana. Ora, non tutto evidentemente quello che dicono gli amici di Giobbe è fuori fase, no? Non è corretto l'applicazione che di questo fanno a Giobbe, perché Giobbe non è corretto da Dio, Giobbe è provato da Dio, è un'altra cosa. E andando ad approfondire un pochino una cosa, ecco, felice, meglio ancora, benedetto, Enosh, l'uomo, che è corretto, rimproverato da parte di Dio. Quindi la disciplina dell'Altissimo, l'istruzione dell'Altissimo, bellissimo la disciplina, non sdegnarla, non respingerla. Ricordiamolo sempre. E ricordiamo sempre che questo è un concetto che vi parlo per esperienza, insomma, non a molte persone è chiaro, anzi alcune proprio, perché per entrare in questa dimensione occorre cominciare a ragionare non come ragionano gli uomini, parafraso le parole di Gesù a Pietro, no? Per entrare in questa ottica bisogna cominciare a pensare, quindi, se ci capita una tribolazione, cominciare a entrare in quest'ottica, o è correzione, o è prova, o è immolazione, sacrificio, offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È una di queste tre, eh? Ok? Ordinariamente è quello che dice il primo amico di Giobbe e quello che si legge nella lettera agli ebrei. Però c'è anche la 2 o la 3. Ok? Dando avanti, abbiamo, resto sulla parte biblica, tanto l'avete vista la slide, la vita terrena è una valle di lacrime. Anche questo è vero, ce l'andiamo a gustare. Ho preso dei passi scelti evidentemente per andare a approfondire il libro di Giobbe. Capitolo 7, versetti 1-8. Ok.
Non ha forse un duro lavoro l'uomo sulla terra, i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario. Come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi di illusione e notti di dolore mi sono state assegnate. Se mi corico dico quando mi alzerò, si allungano le ombre e sono stanco di girarmi fino all'alba, ricoperta di vermi e croste la mia carne, qui si capisce che sta parlando Giobbe, raggrinzita è la mia pelle e si disfà. I miei giorni sono stati più veloci di una spola. Sono finiti senza speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita. Il mio occhio non rivedrà più il bene. Non mi scorgerà più l'occhio di chi mi vede. I tuoi occhi saranno su di me e io più non sarò. La frase ricordati che un soffio è la mia vita. Memento bellissimo in latino. Qui aventus est vita mea, è una frase secondo me anche questa da collezionare e da ricordare. Dobbiamo pensarci. In che senso? La vita è un soffio in due sensi. Numero uno, è più breve di quello che pensiamo. Più breve di quello che pensiamo. 50, 60, 70, 80, 90, qui a Sermoneta stanno quasi tutti quanti vicino a 100 e sono pure contenti, io sinceramente sono un po' troppi, ma è anche fallace, cioè oggi sto abbastanza bene da un punto di vista magari fisico e domani potrei, Dio non voglia, però perdere la salute fisica. Sto bene da un punto di vista, che ne so, psicologico e mi capita una bella tegola, una bella di quelle situazioni belle, toste, che ti stressa fino all'inverosimile. Sto più bene abbastanza bene, mi sento protetto dal punto di vista affettivo e arriva qualche lutto. Cioè, queste cose ce le dobbiamo mettere in testa. Perché considerando bene questa cosa, siamo attrezzati anzitutto, e il segreto per sbarcare questa difficoltà, che è intrinseca alla condizione terrestre che noi viviamo, la condizione di viatori, qual è? Quello che ha fatto Giobbe, porre in Dio la propria certezza e sicurezza. Dio si benedice sempre nel bene e nel male. Dio ha fatto bene tutte le cose. Dio non si giudica, Dio non si sbaglia. È capitata sta tegola, è capitata questa prova, un'umiliazione immensa. Bene. Mi aggrappo al Signore, la vivo. Se è una correzione, mi correggo. Se è una prova, mi abbandono e chiedo a Dio la grazia di superarla. Se è un sacrificio che mi era richiesto per il bene di altri, mi offro. Ecco qua. Certo, facile a dirsi, ma so bene che è facile a dirsi, ma non tanto facile a farsi. Oh, poi la fede nelle prove. Capitolo 19. Questo è un bellissimo capitolo che ci andiamo a gustare. Eccolo. Intanto quelli stanno continuando ad affliggere Giobbe, adesso salto, poi ripeto, chi vuole, Giobbe, anche il libro di Giobbe è abbastanza comprensibile, perché vedete, anche leggere i testi originali si può più per, come dire, un po' per diletto più che per necessità, perché il testo è comunque abbastanza scorrevole, abbastanza comprensibile, no? Giobbe allora rispose: fino a quando mi tormenterete e mi opprimerete con le vostre parole? Sono 10 volte che mi insultate e mi maltrattate senza pudore. È poi vero che io abbia mancato e che persista nel mio errore? Vedete? Quelli dicono: hai fatto qualcosa? Dici: vabbè, se lo dici tu, ma io non lo vedo. Non è forse vero che credete di vincere contro di me rinfacciandomi la mia abiezione? Sappiate dunque che Dio mi ha piegato e mi ha avviluppato nella sua rete. Questo è quello che è successo. Qui sembra di sentire ancora
un eco, ci sono dei passaggi che sono molto simili, del libro delle Lamentazioni di Geremia. Alcuni passaggi sono veramente molto simili. Ecco, grido contro la violenza ma non ho risposta, chiedo aiuto ma non c'è giustizia, mi ha sbarrato la strada, perché non passi sul mio sentiero, perché non passi, scusate, sul mio sentiero ha disteso le tenebre. Mi ha spogliato della mia gloria e mi ha tolto dal capo la corona, mi ha disfatto da ogni parte, io sparisco, mi ha strappato come un albero senza speranza, come un albero la speranza. Ha acceso contro di me la sua ira e mi considera come suo nemico. Insieme sono accorse le sue schiere, si sono spianate la strada contro di me, hanno posto la sedia intorno alla mia tenda, i miei fratelli si sono allontanati da me, persino gli amici mi si sono fatti stranieri, quelli che stanno con lui, scomparsi sono vicini e conoscenti, mi hanno dimenticato gli ospiti di casa, da estraneo mi trattano le mie ancelle, un forestiero sono ai loro occhi, chiamo il mio servo ed egli non risponde. Devo supplicarlo con la mia bocca. Il mio fiato è ripugnante per mia moglie. Faccio schifo ai figli di mia madre. Anche i monelli hanno ribrezzo di me. Se tento di alzarmi, mi danno la baia. Mi danno la baia, sì. Mi danno in orrore tutti i miei confidenti. Quelli che amavo si rivoltano contro di me. Tanta roba, eh? Alla pelle si attaccano le mie ossa e non è salva che la pelle dei miei denti. Pietà di me, almeno voi, miei amici, perché la mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me? Come Dio non siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro sul piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio vendicatore, qui traduce meglio Cielo 2008, il mio redentore, è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò io stesso, i miei occhi lo contempleranno, non da straniero. Le mie viscere si consumano dentro di me, poiché dite come lo perseguitiamo noi, se la radice del suo danno è in lui, eccetera, eccetera. No? Attenzione che questo passo è uno dei rarissimissimissimi attestati vetero-testamentari di una fede nell'immortalità dell'anima. Perché qui c'è scritto chiaramente che dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne, vedrò Dio. Ve'achar ori, la mia pelle, nikfuzot, sarà distrutta. Mi besari, he e ze, Eloah. Il testo è abbastanza chiaro, no? Quindi la speranza della vita eterna. Prima di chiudere con... Forse ce la facciamo con l'elogio che l'Altissimo fa di Giobbe, col ripristino dei beni. C'è qualcosa da leggere nel capitolo 28 che riguarda la sapienza. Vado un pochino avanti, eh. Ma la sapienza, e questo è un altro passo veramente spettacolare, da dove si trae? E il luogo dell'intelligenza dov'è? L'uomo non ne conosce la via. Essa non si trova sulla terra dei viventi. L'abisso dice non è in me e il mare dice neppure presso di me. Non si scambia con l'oro più scelto, né per comprarla si pesa l'argento, non si acquista con l'oro di Ofir, con il prezioso berillo, con lo zaffiro, non la pareggia l'oro del cristallo, né si permuta con oro puro, vabbè, eccetera, eccetera. Ma da dove viene la sapienza? 720. E il luogo dell'intelligenza dov'è? È nascosta agli occhi di ogni vivente ed è ignota agli uccelli del cielo. Dio solo ne conosce la via. Lui solo sa dove si trovi. Perché volge lo sguardo fino all'estremità della terra e vede quanto è sotto la volta del cielo. Quando diede al vento un peso e ordinò le acque dentro una misura,
quando impose una legge alla pioggia, una via al lampo dei tuoni, allora la vide e la misurò, la comprese e la scrutò appieno. Disse all'uomo, chiedo scusa, ecco, temere Dio, questo è sapienza. E schivare il male, questo è intelligenza. Mamma mia. Questa è un'altra frase veramente da... Cos'è la sapienza? Vedremo il libro del Siracide, facciamo un prequel. Principio della sapienza è il temore del Signore. Inizio della sapienza è il timore del Signore. Corona della sapienza è il timore del Signore. Tema fondamentale dei libri sapienziali, temere il Signore. Temere significa, non è la paura cieca, ma temere è il senso della sua grandezza, il senso della sua maestà, il senso della sua potenza, della sua trascendenza. Quindi non trattare con il Signore da pari a pari, ma come uno che è enormemente più grande di me. Come uno dinanzi al quale devo stare sempre a testa china, sottomesso, perché lui è lui. E schivare il male, fuggire il male. Questa è l'intelligenza. Cioè, volgersi da un'altra parte rispetto al male. Il verbo è sempre lo stesso, è sur, che significa voltarsi. Voltarsi dall'altra parte. Ok. Questo è intelligenza. Bin Ha in ebraico. Quindi le persone intelligenti, chi sono? Quelli che fuggono il peccato. E cosa sta dicendo? Che chi pecca è stupido. E infatti un salmo, come vedremo, perché quando faremo i salmi, non è un mare magno, non finisce mai. Chi è lo stolto, secondo due salmi? Lo stupido, come la moglie di Giobbe. Quello che dice, Dio non esiste. Ecco lo stupido, ecco il cretino. Dio non esiste, è il primo dei peccati, perché è... Non soltanto la negazione della fede, ma la negazione della intelligenza, perché che Dio esiste ci si può arrivare anche facendo funzionare il cervello. Concilio Vaticano I, ha definito come dogma di fede, non io, Perché il cervello dobbiamo sempre ricordare che ce l'abbiamo per qualche buon motivo, Allora, qui poi ci stanno le risposte di Giobbe e le sue di Dio. I discorsi di Dio e le risposte di Giobbe. Allora, perché Giobbe comunque anche lui qualche domanda se l'è fatta, quindi anche se non ha mai peccato. E andiamo adesso a vedere che cosa Dio dice a Giobbe. Dobbiamo fare un jump al capitolo 38. Primo discorso di Dio. Allora, Giobbe caro, il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine: chi è costui che oscura il consiglio con parole insipienti? Vieni, cingiti bianchi come un prode, io ti interrogherò e tu mi istruirai. Queste parole, vi prego, figlioli miei cari, mentre le leggo, che non c'è bisogno di un grande commento, sentiamocele rivolte a noi. Dov'eri tu quando io ponevo le fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. Chi ha fissato le sue dimensioni? Se lo sai, o chi ha teso su di essa la misura, dove sono fissate le sue basi, che posto lo sapete angolare, mentre gioivano in coro le stelle del mattino e plaudivano tutti i figli di Dio. Sappiamo chi sono. Chi ha chiuso tra due porte il mare mentre rompeva, uscendo dal seno materno quando lo circondavo di nubi per veste e per fasce di caneggine folta. Poi gli ho fissato un limite, gli ho messo il chiavistello alle porte, gli ho detto fin qui giungerai. E non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde, delle tue onde. Da quando vivi, hai mai comandato al mattino e hai assegnato il posto all'aurora? Perché essa afferra i lembi della terra e
e ne scuoti malvagi. Vabbè, vado un pochino avanti. Sei mai giunto alle sorgenti del mare, nel fondo dell'abisso hai passeggiato? Ti sono state indicate le porte della morte? Hai visto le porte dell'ombra funerea? Hai considerato le distese della terra? Dillo se sai tutto questo. Per quale via si va dove abita la luce e dove hanno dimora le tenebre? Perché tu le conduca al loro dominio, o almeno tu sappia avviarle verso la loro casa? Qui vedete c'è anche un po' di ironia che fa il nostro Signore. Ah, certo, tu lo sai, perché allora eri nato e il numero dei tuoi giorni era assai grande. È assai grande. Sei mai giunto osservatore della neve, alla grandine, per quali vie si espande la luce, si diffonde il vento, gli acquazzoni, la pioggia, eccetera, il ghiaccio, la rugiada, la brina, sto scorrendo, le Pleiadi, Orione, le stelle, l'Orsa Maggiore, le leggi del cielo, okay, le nubi, i fulmini. E ce ne stanno ancora, quindi poi comincia con gli animali. Vai tu a caccia di preda per la leonessa, sazi la fame dei leoncini, e poi ci sta le tane, il corvo, le camozze, le cerve, le gravidanze degli animali, l'asino, l'onagro, cioè continuiamo a capire il bufalo, eccetera, eccetera. Quindi gli passa in rassegna, ci metto punto, la forza al cavallo, bello, bellissimo, ok, eccetera. Insomma, alla fine di tutte queste cose qui, e dice, allora, che vogliamo fare? 40.2, il censore vorrà ancora contendere con l'onnipotente, guardate che vi hanno risparmiato un bel po' se lo facciamo mezzanotte, l'accusatore di Dio risponda, Giobbe rivolto al Signore disse, ecco, sono ben meschino, che ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta, ma non replicherò, ho parlato due volte, ma non continuerò. E uno. Andiamo poi a vedere, poi c'è un altro discorso di Dio, vi do il riferimento, comincia subito dopo, da 40,6 a 42,6, sono altri due capitoli, ma andiamo a vedere la condanna degli amici di Giobbe e il ripristino dei beni. Andiamo al capitolo 42. Che è l'ultimo, e ce lo leggiamo tutto quanto. Allora Giobbe rispose al Signore e disse: no, dunque, sì, comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te. Chi è colui che senza avere scienza può scorrere il tuo consiglio? Ho esposto dunque senza discernimento cose troppo superiori a me che io non comprendo. Parole sante. Ascoltami, io parlerò. Io ti interrogerò e tu istruiscimi, e sentite che cosa dice. Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono, perciò mi ricredo e ne provo pentimento sopra polvere e cenere. Dopo che il Signore aveva rivolto queste parole a Giobbe, disse a Elifaz il Temanita: la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi amici, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Prendete dunque 7 vitelli e 7 montoni, andate dal mio servo Giobbe e offrite l'olocausto per voi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi affinché io, per riguardo a lui, non punisca la vostra stoltezza, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe, che pur avendo fatto così si umilia davanti all'Altissimo, perché si riconosce polvere dinanzi all'onnipotenza divina. Elifaz il Temanita andarono e Bildad il Suchita e Zofar il Namatita andarono e fecero come loro aveva detto il Signore, e il Signore ebbe riguardo di Giobbe. E adesso sentiamo. Dio ristabilì Giobbe nello stato di prima, avendogli pregato per i suoi amici. Accrebbe anzi del doppio quanto aveva posseduto. Il Signore, tutti i suoi fratelli, le sue sorelle, i suoi conoscenti di prima vennero a trovarlo e mangiarono pane in casa sua e lo commiserarono e lo consolarono di tutto il male che il Signore aveva mandato su di lui e gli regalarono ognuno una piastra e un anello d'oro. Il Signore benedisse la nuova condizione di Giobbe più della prima, perciò qui è tutto raddoppiato. Egli possedette 14.000 pecore, erano 7.000, 6.000 cammelli, erano 3.000. 1.000 paia di buoi e 1.000 asine, erano 500, lo ricorderemo, ebbe anche 7 figli e 3 figlie. I figli sono gli stessi. A una mise nome Colomba, alla seconda Cassia e alla terza Fiala di Stibio.
In tutta la terra non si trovarono donne così belle come le figlie di Giobbe, e il loro padre le mise a parte dell'eredità con i loro fratelli. Dopo tutto questo, Giobbe visse ancora 140 anni e vide figli e nipoti di quattro generazioni. Poi Giobbe morì, vecchio e sazio di giorni. Una storia oltremodo edificante. Superata la prova, in questo mondo, teologia dell'Antico Testamento, tutto quello che aveva perduto lo ritrova moltiplicato. È chiaro che nel Nuovo Testamento, anche quando non ci fossero ripristini nel mondo, non sempre ci sono, ci saranno però le grandi ricompense nell'altro mondo per chi supera alla grande, come Giobbe, le prove. Direi che possiamo concludere. Che Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga.